Taglia un quadrato da una scatola. Fai la lettera S. Dai forma al simbolo del dollaro. Incollaci sopra le banconote. La nostra collezione ha un nuovo articolo. Vi presenterò lui e la sua creatrice. Ti adoriamo! Posso avere il tuo autografo? Da dove viene questa folla? Non riesco nemmeno a guardare i dipinti. Cosa sta succedendo? Non capisco niente! Questo è un vero capolavoro! È bellissimo! Grazie, è gentile da parte tua! Vuoi uscire con me? Certo! Una rete direttamente da Bikini Bottom! Ritaglia le parti per creare una borsa riutilizzabile. Attacca le toppe. Lo spiedino di legno è stato decorato dall'albero. Ci serve un pezzo di cartone. Scrivi "Salviamo il pianeta". Proteggiamo tutti gli esseri viventi. Comprate la verdura fresca di fattoria. Usi del fertilizzante organico? Certo! Ne prendo un po'. Ti serve una borsa? Perché inquinare il pianeta con la plastica? Non posso permettermi delle borse monouso. Questa borsa è molto utile. Grazie per la verdura. Salviamo il pianeta! Penso anche io che usiamo troppa plastica. Sono d'accordo. Addio plastica monouso! Vorrei che tutti usassero borse riutilizzabili. Mi hai letto nel pensiero. Sono Leonard. Caroline, lieta di conoscerti. Penso di aver trovato quella giusta. Guarda la nostra spiaggia. È coperta di spazzatura. Puliamo la spiaggia. E nel frattempo ci conosceremo. Andiamo. Taglia la carta dorata in pezzi. Scrivi un messaggio romantico su ogni pezzo. Arrotola la carta. Riempi la bottiglia di bigliettini. Qualcuno è stato davvero fortunato. Ti ho preparato una sorpresa. Apri gli occhi. È il ristorante più costoso della città. L'ho affittato per noi due. Questo è per te. Ho scritto i 100 motivi per cui ti amo. Non vedo l'ora di leggerli tutti. Manca un ultimo biglietto. Non può essere, è un anello. Voglio che stiamo insieme per sempre. Mi vuoi sposare? Sì, lo voglio. Sono il ragazzo più felice della Terra. Torniamo ai nostri esperimenti. Modella il fondo. Incollaci sopra un'etichetta. Abbiamo realizzato un coperchio di gomma piuma. Le conchiglie sono una bella idea. Incollale. Decora con il muschio. Siamo arrivati. C'è più spazzatura qui di quanto pensassi. Come facciamo? Prendiamo la spazzatura col bastone e la mettiamo nel sacchetto. Iniziamo. Fatto. Caroline, sei stata velocissima. Come hai fatto? Non posso perdere la faccia. Un'altra bottiglia. Il cerchietto di plastica sembra un anello. Idea. Questa conchiglia tornerà utile. Spero che mi dica di sì. Cosa stai facendo? Caroline, mi sono innamorato di te dal primo momento in cui ti ho vista. Mi vuoi sposare? Certo, Leonard. Sono così felice. Mi serve un bellissimo abito da sposa. Crea un top di chiffon.
arriccialo. Cuci delle ampie maniche. Crea un modello per la gonna. Wow, allo strascico! Crea degli accessori da una catenina con strass. Aggiungi una corona. Olivia è perfetta! Ho bisogno di un abito da sposa, qualcosa di unico. Abbiamo molto tra cui scegliere. È molto carino, ma per il matrimonio ci serve qualcosa di più. I soldi non sono un problema. Questo lavoro richiede attenzione e dettagli. Ora vai in camerino. Hai fatto un miracolo! Un miracolo di lusso! Sarò la sposa più bella! Caroline, cosa c'è che non va? È tutto rovinato! Il mio matrimonio è oggi e non ho ancora un vestito! Non preoccuparti, la Lilù ti aiuterà! Crea un top con i pezzi di tessuto. Perfect. Fai delle macchie di caffè sulla carta. La gonna testurizzata è un'ottima scelta. Chi ha ordinato le bende? Ritaglia i dettagli per fare le maniche. Fai una cintura con una corda. Dai forma ai sandali. Trasforma una salviettina umidificata nel velo. Non ci resta che dipingere l'abito. La sposa è pronta. Guarda quanto sei bella! Fantastico! Sono pronta per il matrimonio! Leonard e Caroline, ora vi dichiaro marito e moglie! È ora di lanciare il bouquet! Amiche, siete pronte? 1, 2, 3! Chi ha preso il bouquet? Scretti? Disegna i cuori. Copri con la gomma piuma. Le aperture sono ricoperte dallo scovolino. Fai una scritta. Fai un'altra scritta. Fissa i cuori di gomma piuma al filo. Decora i bordi. Tutti si divertono. Sia gli invitati che gli sposini. La cerimonia è finita. Ora possiamo divertirci. Abbiamo preparato un gioco divertente. Vince chi mette più palline nei cuori. Mancato. Adesso io. Mancato. Ma il mio braccialetto è entrato nel cuore. Sì, i gioielli volano meglio delle palline. Tesoro, lanciamo. Taglia delle palettine di legno. Abbiamo i pallet. Dagli consistenza. La corteccia tornerà utile. Wow, abbiamo fatto un foglio di carta. Prepara un sacchetto di semi. Chi ha richiesto una fata dei fiori? Ci servono dei fiori secchi. Cosa stanno combinando i nostri sposini, poveri? È ora di aprire i regali. Da questi semi cresceranno dei bellissimi fiori. Grazie, Laura! Sono davvero utili! Una foto? Ma dove? Questo sfondo non è molto bello! Sistemerò tutto! Questi diventeranno la base dello sfondo! E abbiamo i semi! Non ci sono molti fiori!
Mi hai aiutato a organizzare il matrimonio, io ti aiuterò a creare una zona fotografica. Wow, Scrat, non posso credere ai miei occhi! Cheese? Il matrimonio è andato benissimo! Prendi la pasta da modellare. Prepara un piatto. Poi una gustosa aragosta. Colorala con i pastelli. Le ostriche sono una prelibatezza. Prepara delle foglie di lattuga con la gomma a piuma. Mettila nel piatto. E usa lo smalto. Delizioso! Il campeggio è così romantico. Sono stanco, affamato e voglio fare un bagno. Hai portato il pranzo, tesoro? Ho portato l'essenziale. Dov'è il cibo? Oh. Non sono abituato a vivere nella foresta. Penserò io a tutto. Consegna a domicilio? Thank you. Ecco qui. Hai ordinato il pranzo? Siamo salvi! Buon appetito! Aragoste e ostriche, il miglior picnic della foresta! Ah, un ragno! La luna di miele nella foresta è molto romantica! Leonard, scaliamo questa scogliera e godiamoci il panorama! Ma dove ci siederemo? La magia di Lalilu ci aiuterà! Avremo bisogno dello spago e di un paio di rame. Una maca d'alpinismo è pronta! Non è bellissimo qui? Ma cosa sono queste urla? Qualcuno sta chiedendo aiuto! Ciao, cos'è successo? È solo un ragno! Non ci posso credere! Ci assomigliamo! Siamo sorelle! Non perderti la prossima parte della storia della gemella povera e di quella ricca sul canale Lalilu!